Aspetta un attimo, fermo, calmo. Niente affatto, devi pagare la scommessa. Non ho mai detto che ti avrei dato un bacio, smettila. Come sarebbe che non mi dai un bacio? No. Era la posta... Scusami, scusa. Vedi che non sei di parola. No, non è che non sono di parola, e che tu hai barato non può essere. Come hai potuto costruirla così in fretta? Di la verità, c'era già. È solo che ho studiato varie cose, ho fatto dei corsi di sopravvivenza. Corsi di sopravvivenza? Ma che ho fatto nella mia vita? Ho solo sprecato tempo, non so l'inglese, non so usare un frullatore, non conosco la fisica quantistica, che ho fatto? No, per questo c'è una soluzione, però non cambiare argomento e dammi il mio bacio. No. Sapevo che non mi avresti baciato. Lo sapevo. E perché ne eri così sicuro? Lo sapevo perché non mi credi neanche un po'. Perché mi incolpi anche per la morte di Fritz in Walden. Perché non sopporti il mio stile. Perché non sopporti che mi piacciono tanto le donne e perché no, mi odi. No, aspetta, stai esagerando. Io non ti odio affatto. Non ce l'ho per niente con te. La verità è che mi innervosisci. Ci sono dei momenti in cui mi dai fastidio. Sì. Ecco, vedi? Lo vedi che allunghi le mani? Lo vedi? Stai al tuo posto. Smettila di protestare. Vai a pulire i pesci che io accendo il fuoco, d'accordo? Mi bastano solo due piccole pietre. Accende il fuoco con due pietre, lui. Che presuntuoso. No. Fa vedere? No, mi piacciono così, mi piacciono ben arrostiti. Ops. Così sono buonissimi, basta dargli una pulitina intorno. Con la sabbia, certo. Beh, io li preferivo senza. Saranno così. Sì, certo, siediti. Saranno deliziosi. Oh, santo cielo! Che ti prende? Sai cosa dovresti fare? Dovresti rilassarti, cercare di non essere così ansiosa. Che vuoi dire, che sono una pazza scatenata, isterica e urlatrice? Va bene, sto zitta. Non abbiamo acqua. Moriremo di sete, poveri noi. Ma no, non moriremo affatto, Florencia. Vuoi l'acqua? Vieni, andiamo. Qui deve aver piovuto da poco. E le foglie degli alberi conservano l'acqua come riserva. Quindi abbiamo tutta l'acqua che vogliamo. Quanti sono? Come quanti sono? Parlo di te, quanti mini conti ci sono dentro di te? Qual è quello vero? È questo che hai di fronte, quello vero. Io sono... Sì, il signor 220 volte di sempre, me ne sono accorta. Ti piacerebbe che fossi, Fritz in Walden? Aspetta. Perdonami, Flor. Credimi, non volevo essere scortese. Volevo solo dirti che all'amore bisogna concedere qualche opportunità. Come si vede che non sei mai stato innamorato? Io ho amato un uomo e l'ho perduto. E sono triste, sola e non so che cosa fare. Scusami, però io... Anch'io ho amato una persona. L'ho amato davvero. Sul serio? E mi è andata male. Però sai, la vita continua. Sì. Quello che non capisco è come continui per te. Ti interessa solo allungare la tua lista di ragazze, aggiungere in continuazione nuove conquiste. Per te le donne sono solo trofei da attaccare al muro, no? Tu no. Tu sei diversa. Sarà per questo che mi piaci tanto. E credo che anch'io ti piaccio un po'. Non è vero, perché a me non piace proprio nessuno, perché... Io non provo quello che dici tu. Non essere sciocca, Florence. Concediti un'altra opportunità. Non posso. Non voglio un'altra opportunità. E tantomeno con uno come te. Beh, vuol dire che io non ho alcuna speranza di cambiare. Non ti credo, le persone non cambiano. Che fai? Che non fue, que
Massimo! Oh, santo cielo, Massimo, ti prego! Oh, fatine mie, aiutatemi! Conte! Stai bene? E lei? Lei chi è? Hai perso davvero la memoria? Oh. È stato così forte il colpo? Cosa? No, no, come ho perso la memoria? Ho perso la memoria. Chi sono io? Non lo so, non lo so, non lo so. La verità è che mi fa molto male. Mi prendi in giro? Sul serio pensi che mi beva il fatto che un frutto ti è caduto in testa e hai perso la memoria di tutta una vita? Ma qua, smettila, per favore. Qua, mi fa male qua. Sangue, sangue, sangue! E rilassati e respira profondamente finché non si rimette a posto tutto quello che hai nella testa. Respira. Così? Io sto... Coraggio? Per svenire. No! No, per favore, santo cielo! Stai perdendo la memoria come è successo a me. Stai meglio ora? Bene, è una fortuna che ti senta meglio. È un vero piacere testa. Per me. E lei vive qui intorno? Come si chiama? Davvero non ricordi nulla, conte Minimo. Signor Minimo, signor Minimo. Qual è il suo nome? Florencia. Flor, come preferisci, l'importante è che non mi chiami Fiorellino, va bene? È un nome bello quasi quanto il suo viso. Bene, allora sono il signor, non me lo ricordo, e sono qui per servirla, madame. Oh, di usare quel becco come un papero affamato te lo ricordi ancora, però, Le posso assicurare che non approfitterei mai di una donna in queste condizioni. Mi sento malissimo. Che cos'è, uno scherzo? Dici sul serio? Certo, glielo giuro. Io credo che le donne siano gli esseri più belli, dolci e intelligenti della razza umana. Io dovrei baciare la terra dove loro mettono i piedi, davvero. Bene, stai meglio, bene. Tutto questo è davvero molto bello, ma ora devi stenderti e riposarti un sono po'. Avanti, stenditi e... Che fai? Fa molto che fai? Male la testa. Ma, oh, povera me. Se avessi conosciuto prima il potere della frutta, gliel'avrei tirata in testa. Così sarebbe stato tranquillo come lo vedo adesso. Guarda che faccia che ha. Sembra così buono. Forse ora che è così diverso vorrà rimanere a casa con noi. Attenzione, polizia! Voi due, che cosa fate da queste parti? Perché c'è qualche problema? Lo sapete che è proibito accamparsi qua? Invece di trattarci come criminali, perché non ci protegge da quei frutti assassini? Io volevo dirle che è stata molto dolce e gentile con me e quello che... Santo cielo. Fatine dei momenti d'angoscia, aiutatemi. Ma che mi succede? Non so perché, ma ho la sensazione di avere i nervi a fior di pelle. Perché sono così sensibile? Che... ho capito. Deve essere per il testamento che sono così nervosa. Oppure per la nave. Per questo è per la nave? Voi dite che è per lui? No, 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 non può essere per lui, perché il conte non mi piace. Non può piacermi una persona che non ha cuore, una persona insopportabile. E poi, da quando Federico è morto, per me è finita. E non se ne parla più. Ah. Greta. Federico sarebbe molto contento se tutto l'amore che Flor avere dentro da dare, tu provare a regalarlo a chi davvero meritare. Ti brucia? Sì, un po'. Pomodoro o cetriolo? A quest'ora? Cetriolo. Com'è grande questa casa, eh? L'hai condito. No, la verità è che non conosco nessuno, a parte lei. Non cominciare con il melodramma, perché conosci tutti, i bambini ti conoscono, quindi pensa alla tua infanzia e inizierai a ricordare delle cose, tranquillo, basta adesso, basta. Mi sento solo, Flor. Mi sento solo. Bene, bene. Vedrai che presto inizierai a ricordare tutto, tranquillo. Quando ti si scioglieranno i dubbi inizierai a sentirti un po' meno solo, va bene? Posso essere sincero con lei? Non si spaventi. Voglio che lei mi dica una cosa che è molto importante per me. Ti sta andando di nuovo il sangue al cervello. Vai a cercare una delle tue fidanzate, no, per favore. No, no, lei non capisce, è terribile non sapere perché uno sente ciò che sente e nemmeno dove si trova. Sono in balia delle onde e mi sono perso, Flor. L'unica cosa che riconosco sono le sue mani. Ma... Per favore, mi dica che non sono pazzo. E che prova la stessa cosa che io provo per lei. Mi stai dicendo... Che cosa... Che... Come... Dove... In che senso che cosa provo? È che il mio...
Unico ricordo, Flor, è quel bacio. Io... Cosa? Non è possibile! Bisogna essere morti perché...